bentornato nel mio canale. Sono così felice di vederti ogni singolo giorno. Come ti senti oggi? Ti auguro una buona giornata e buona fortuna con le cose che desideri. Oggi è domenica 5 settembre 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Ariete. Domenica divertente ma con riserva. La luna possente e brillante il leone decide lo stop dagli impegni e dai doveri. Si torna a respirare anche se per solo 48 ore un'aria di vacanza. Ma lo spirito non è più lo stesso, il rientro segna la mente e le sue prospettive, inclinandola in un'altra direzione. Fa testo il trigono serioso in gioco tra Mercurio e Saturno, percepibile attraverso gli argomenti toccati chiacchierando tra amici, dove si parla di ripartenza, di progetti, di impegno e via dicendo. Anche il budget a disposizione subisce un drastico calo. In agosto avete speso troppo e ora urge una riflessione. Torna in auge il rito della domenica pomeriggio, prima la spesa poi il giro di acquisti voluttuari, ma qui di voluttuario c'è ben poco, solo libri e materiale scolastico, accessori utili, è solo inizio settembre ma l'anima respira già un'aria autunnale. L'amore sposa finalmente la pace e la serenità e tutto procederà per il meglio e sotto i migliori auspici. Sarete più attenti alle esigenze del partner e saprete attirare l'attenzione del vostro partner. I single troveranno davvero la possibilità che sbocci prestissimo un nuovo grande amore che sapranno elettrizzare la persona desiderata. La pigrizia potrebbe essere fatale oggi per qualcosa che vi sta a cuore. Ridestatevi e uscite dal torpore che vi condiziona. In altre parole, datevi da fare presto. Giorno eccellente per sistemare questioni noiose. Un pesci di scena. Migliore il tuo 1 hoc. Comprati un vestito elegante. I nati di lunedì riceveranno un torto dal loro partner. Per i single ci saranno contrasti con nuove conoscenze. Hai voglia di svagarti e in effetti ne hai proprio necessità, però non eccedere, la sobrietà in tutto è il giusto equilibrio. Giorno pericoloso per gli amori segreti, improvvisamente potrebbero svelarsi agli occhi degli altri. Se siete nati di martedì fate particolare attenzione. Oggi dovrete impegnarvi a fondo per far crescere un progetto a cui state lavorando o che vi sta a cuore, se non avete ancora iniziato a concretizzarlo oggi è il momento adatto per farlo. Non mostrarti diverso da come sei. Una proposta accattivante. Grande passionalità. Esperienze eccitanti. Un ariete sarà importante. È opportuno correggere il vostro stile di vita, non disdegnate i consigli che vi sono stati dati. Se avete problemi di dieta alimentare consultate uno specialista al problema senza tentare esperimenti che potrebbero rivelarsi dannosi. Vantaggi in un lavoro. Sarai attivo e bravo. Attento ai colpi di freddo. Situazioni di uno passato da affrontare, da sistemare. L'intuito ti guiderà su questo. Nella giornata di oggi, molti saranno gli scocciatori che verranno a bussare alla vostra porta, soprattutto nei momenti culminanti. Se avete un mucchio di lavoro arretrato, non concentratevi sulle piccole cose, ma cercate di sbrigare i maggiori affari. Tenete a freno la lingua in campo sentimentale, potreste dire cose che non pensate veramente. Se avete il partner lontano, sentirete ancora di più il distacco. Forse perché non avete goduto appieno degli ultimi momenti passati insieme. La vostra indole particolarmente avventurosa è un poco frenata da alcuni passaggi planetari che la bloccano temporaneamente, in particolare da Plutone che è nel segno a voi contrario del Capricorno e limita i vostri slanci, specie se siete nati nella terza decade. Nel lavoro come nel vostro modo di porvi nel mondo, vi sentirete un tantino rallentati. Ma l'intelligenza e la serenità interiore vi consentiranno di procedere poi per la vostra strada, senza esitazioni. Una cura più intensa la dedicate ai rapporti familiari, in special modo a quelli con figli e a fratelli. Secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva e spensierata, decisamente al di sopra delle aspettative. In questo periodo di stelle benevole avrete molti vantaggi dal punto di vista professionale. Ma anche un bel recupero in amore, dove avete vissuto giorni turbolenti. In questo fine settimana ritrovi quella grinta che è sembrata un po' svanire tra giovedì e venerdì. Inoltre, la luna sarà favorevole. Certo, ci vuole tanto coraggio per affrontare questo periodo, quando ti sembra di avere finalmente raggiunto una meta,
improvvisamente devi fare un passo indietro. Avete pensato a come rendere meno difficili le prossime giornate, ma non siete stati altrettanto attenti per regolare quella odierna. Ci sono mancanze da parte vostra, che dovranno essere recuperate al più presto. Se non riuscirete a dare una impronta decisa, sicuramente nessuno vi darà retta. Sarebbe poi inutile lamentarsi di non avere ricevuto l'interesse sperato, perché non vi siete dati abbastanza da fare. Vi servirà per la prossima occasione. Col vostro universo affettivo al completo il primo domenica di settembre si prospetta piacevole e sereno. Al centro della scena, con la luna bollente in leone, i vostri scatenati pargoletti, sorvegliati alternativamente da voi e dal partner, alias il vostro dirimpettaio Mercurio al cui sguardo attento non scappa nulla. Un bell'impegno che vi preclude l'uscita con gli amici, beati invece i single senza marmocchi escono per conto proprio lasciandovi alle prese con le delizie del matrimonio e della figliolanza. Amore ed Eros, riguardo alle compagnie frequentate dai vostri ragazzi siete piuttosto scettici e allerta, soprattutto se contemplano elementi più grandi in grado di trascinarli su strade che non condividete. Per chi cerca il pancione il desiderio è forte, ma i tempi non sono ancora maturi, meglio attendere un po' e riproporsi all'ufficio cicogne più in là. Cercate un partner che sia per voi un punto fermo e che non vi prenda in giro. Pretendete di essere rispettati da parte di chi vi sta intorno e non accettate tradimenti. La luna si trova nel segno di fuoco del leone, ma Venere vi ostacola dal segno nemico amatissimo della bilancia. Avete la sensibilità per non dare eccessivo peso in questa giornata di inizio settembre ai rapidi cambiamenti d'umore del partner, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di aprile. Lavoro e denaro, giornata di svago, perfetta per disputare gare o assistere a partite giocate da altri, senza atteggiamenti fanatici però, dopo tutto si gioca solo per divertirsi. La vostra perseveranza è un'ottima alleata, vi permetterà di non scoraggiarvi di fronte agli ostacoli che una persona qualunque riterrebbe insormontabili. Il vostro motto è, mollare mai. E vi premia. Dimostrate serietà e capacità di mediazione. E queste doti vi sono fornite dalla luna che transita nel segno amico del leone. Presto il cielo vi darà, e con gli interessi, i risultati concreti del vostro impegno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 marzo al 6 di aprile. Benessere, un filo di raucedine dovuta all'aria fresca di settembre, specie la sera chi insiste a uscire in stile spiaggia rischia di ritrovarsi con la voce arrochita, sexy finché si vuole, ma che fastidio alle fauci. Buona vitalità, ma l'energia non è inesauribile e andrebbe dosata meglio. Siete in una fase in cui è necessario rigenerarsi. Provate a praticare discipline che favoriscono il benessere psicofisico. Avete pensato mai di iscrivervi ad un corso di meditazione oppure di yoga? Per lei, da quando nella vostra vita c'è un lui le amiche si sono dileguate, classico accordo del mondo femminile, avanzate e ritirate a ritmo continuo, quando anche questa storia perderà colpi loro torneranno, fedeli come sempre, pronte a raccogliere i vostri cocci. Per lui, voglia di spensieratezza in questo domenica sera. Con il meteo ancora buono ma nella piazzetta dove ci si ritrova le fila si sono diradate, il weekend fuori città non è più un must, resistono solo gli affezionati come voi. Colore delle emozioni, azzurro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.